come si inserisce il controllo funzionale delle macchine irroratrici in viticoltura nell'ambito del PAN. Partiamo dalla direttiva, sul, eh, dalla direttiva Quadro sull'uso sostenibile dei pesticidi, la direttiva 128 del 2009, la quale prevede una serie di adempimenti eh, fra i quali il controllo funzionale delle macchine irroratrici. Questa direttiva è stata recepita in Italia nel 2012, un ehm, decreto legge del 2012. Questo decreto legge peraltro demanda al PAN tutti gli adempimenti attuativi di questo decreto. Il PAN a sua volta è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale nel febbraio del 2014 e quindi anch'esso è operativo. Nel PAN ci sono una serie di adempimenti per cui eh, da, 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 da attuare. E in ottemperanza sia al decreto e quindi alla direttiva sull'uso sostenibile e peraltro eh, impone delle date, delle date certe, entro il 26 novembre del 2016 tutte le macchine irroratrici devono, eh, devono essere controllate almeno una volta. Il PAN in particolare prevede tre tipologie di macchine, eh, suddivide tutte le macchine irroratrici secondo tre tipologie. La, la, la prima eh, nella prima tipologia rientrano tutte le macchine generalmente adoperate dagli agricoltori e sono quelle che devono essere controllate entro, come dicevo prima, il 26 novembre 2016. Poi c'è una seconda categoria di macchine per cui sono previste delle deroghe e poi c'è una terza categoria di macchine per le quali è esonerato questo controllo funzionale. Sono essenzialmente le macchine, quelle spalleggiate, quelle, le pompe portate a spalla. Eh, è importante eh, il PAN, ciò che dice il PAN per un altro aspetto, cioè che l'agricoltore è tenuto anche lui personalmente a controllare le proprie macchine. Di qui la necessità per l'agricoltore di conoscere come sono fatte queste macchine, i vari componenti, perché un primo giudizio è delegato proprio alle sue conoscenze. Deve controllare la propria macchina e, peraltro, questo controllo, secondo una serie di canoni che sono dettati dal PAN, deve essere riportato in un registro annualmente, riportato sul registro da parte del, dell'agricoltore. Quindi è, soprattutto, è essenziale che l'agricoltore conosca questo Documento. Il progetto Magis, di cui Biocrop Science è uno dei partner principali, eh, oggi ha raggiunto il quinto anno di attività e rispetto agli anni precedenti ha un, un fiore all'occhiello che è la certificazione di eh, prodotto sostenibile, una certificazione ad opera di un ente esterno certificatore. Oggi l'azienda vitivinicola che ha raggiunto questo obiettivo può presentarsi al mercato con oltre che con un bollino, con un'etichetta particolare sulla bottiglia, ma con un'immagine di azienda eh, che va verso quelle che sono le richieste del consumatore, quindi la richiesta di un vino eh, sicuro, di un vino tracciabile e quindi va nella direzione di un consumatore più sensibile a, questo, a, a problemi di tipo ambientale, di, di, di sostenibilità. Ad oggi sono 20 le aziende che si sono certificate Magis e sono in attesa di certificazione altrettante 20 aziende. Però noi riteniamo che nel prossimo futuro il numero delle aziende che potranno certificarsi Magis sarà molto più ampio grazie anche alla presenza sul territorio di figure come Magis Supporter, degli agronomi pronti a seguire tecnicamente le aziende che vorranno aderire a Magis a fare in modo che venga seguito alla lettera un protocollo eh, di difesa, un protocollo di gestione agronomica, un protocollo di, eh, di, di attività eh, in azienda, protocollo che è stato ideato e controllato da un comitato tecnico-scientifico, comitato composto da diverse università, da diverse associazioni di tecnici, da organi scientifici. Anche quest'anno Bayer, come ormai avviene Spesso negli ultimi anni, eh, porta sul mercato due novità, due strumenti per eh, la difesa della, della vite. Eh, il primo è un antiperonosporico R6 Pasadoble, che è una miscela di fluopicolide e Propineb. È uno strumento utilissimo in quanto eh, ha un'elevatissima efficacia antiperonosporica. Ma non solo, presenta un'ottima resistenza al dilavamento e si inquadra perfettamente nella nella gestione delle, eh, delle resistenze. Lo consigliamo nei trattamenti di apertura, seguito quindi da prodotti eh, come l'R6 Albis o l'R-6 Trebi e la dose di impiego è di 2 kg. Ettaro. Per quanto riguarda invece eh, la problematica dell'oidio, che in particolare al sud è ancora più importante della peronospora, eh, quest'anno presentiamo sul mercato eh, l'Une Experience, che è una miscela di Fluopiram e eh, Tebuconazolo. E presenta un'elevatissima efficacia in particolare eh, sul grappolo e una lunga durata di azione. Inoltre, oltre alla ottima efficacia eh, antioidica, presenta anche un'attività collaterale assai interessante contro eh, la botrite. Per quanto riguarda il Luna Experience, posso solo aggiungere che non è solamente registrato sulla vite, sulla vita da vino in particolare, ma è anche registrato sulle drupace contro oidi e moniglie ed anche sulle pomace per quanto riguarda le ticchiolature e le malattie da raccolta.